Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Filippo De Maria, che vuole che parli del film tedesco horror super violentissimo Splatter Angst del 1983 di Gerald Kargl, uno dei film più violenti e più cult della storia del cinema, uno dei film preferiti da Gaspar Noé, da Refn, da molti, un film estremo, da molti giudicato come uno dei migliori film su un serial killer. La storia è la più semplice del mondo: un assassino dopo 10 anni esce di galera con la incredibile voglia di torturare e uccidere, e si infila in una villa, trova un uomo infermo, aspetta che entri tutta la famiglia e di lì partono le sue violenze totali e inenarrabili. È un film, questo qui, girato veramente con 2 lire, però proprio questo suo essere girato così, essere così indipendente, così sporco, in un certo senso lo rende ancora più interessante, proprio perché nel suo essere così folle e psicopatico questo horror diventa anche grottesco, in un certo senso surreale, e quindi le violenze che noi vediamo sullo schermo, seppur a tratti terrificanti, risultano sopportabili proprio per l'incredibile differenza che ci sta fra queste scene, per esempio come la voce narrante porta avanti la storia, che sinceramente non è di altissimo valore, nel senso, non è che la sceneggiatura si siano sforzati in 16 milioni, però nella semplicità, come a volte, come si vede, esce della roba che rimarrà comunque nella storia totale, perché questo Angst è un cult assoluto, un cult totale, l'unico film del regista, interpretato benissimo da tal Erwin Leder, che fa lo psicopatico, poi c'è il figlio, la madre e il figlio, che non hanno neanche un nome all'interno della storia. È un film che si concentra entra quindi sull'orrore psicologico di questo serial killer, sul suo modo di pensare, sul suo modo di ragionare, che sembra quasi normale, ecco, dal suo punto di vista, la tortura, l'idea di usare la violenza. Ed è uno spaccato comunque di un certo tipo di società che esiste, un certo tipo di mentalità che viene rinchiusa a volte come cittadino normale, che poi scoppia magari nelle case dove ci sono violenze domestiche o d'altro. E quindi è un film in realtà molto più alto, in un certo senso, di quello che sembra, seppur rimanga un underground austriaco di quelli violentissimi, che chiaramente punta molto anche sull'idea proprio dell'exploitation pura. E quindi nel raccontare la storia di un assassino che ha avuto parecchie violenze domestiche da piccolo e che ha tirato fuori la sua vena sadica, il film si muove sempre bilanciato, in realtà bilanciato nel suo sbilanciamento, un film completamente anarchico, un film dove gli errori di forma sono legati appunto a una sostanza che è sbilanciata anch'essa evolutamente, credo. Un film pazzo, un film anarchico, un film di quelli che secondo me gli amanti dell'horror, quello veramente che lascia col senso di malessere, perché è un film che in quel senso funziona veramente bene, uno di quei film che non si possono perdere. Qui sotto provo a mettere il link, se è uscito non me lo ricordo più, in italiano. È un film di quelli che ai festival, tutte le volte che veniva proiettato e quando lo guardavamo, si diceva vai, ora vediamo chi scappa, in un certo senso. Comunque, per quel che mi riguarda, è un piccolo gioielletto, una perletta di questo genere, perché è uno dei film più interessanti, con una fotografia algidissima, tutta girata, giocata sulla luce fredda, calore non esiste assolutamente. Quindi che dire di un film che ha una messa in scena stilizzata, degli attori un po' sopra le righe, ma che racconta benissimo quel che vuole raccontare con 2 lire. Un'altra volta il cinema indipendente vola alto e ci rende partecipe di un certo tipo di chiamiamola così, settima arte, che alcuni ci vorrebbero tenere nascosti. Il disegno di questo psicopatico ci ha inquietato e continua a inquietarci ancora, quindi che dire. Angst del 1983 di Gerald Karg, co-sceneggiato insieme a Zygmunt Krivinsky, è una di quelle opere che secondo me l'amante dell'horror, l'amante del cinema estremo, l'amante del cinema anche eccessivo e comunque surreale, trash e grottesco, non si può assolutamente far scappare, perché siamo di fronte a un'opera assolutamente unica.